Diamo il benvenuto a Mathieu David, Head of Italian Branch di Candrem, al quale vogliamo chiedere innanzitutto come sta andando il 2019 per voi e poi parallelamente, dato che il tema di quest'anno del Salone è quello della sostenibilità, volevo capire da lei come interpretate questa tematica. Buongiorno, l'anno sta andando molto bene, abbiamo cominciato i primi tre mesi dell'anno con ottimi risultati da parte della nostra base di clientela, che è molto diversificata tra clienti istituzionali e clienti diciamo più retail o del mondo private. Il posizionamento di Candrem si sta rafforzando ormai da 4 anni a questa parte con questo nuovo brand che significa Conviction and Responsibility in Asset Management, e quindi stiamo riscontrando appunto da questo posizionamento forte un risponso positivo da parte della clientela. Mi riferisco alla finanza sostenibile, ai megatrend, alla gestione alternativa e alla nostra presenza sui mercati emergenti. Abbiamo lanciato numerose nuove soluzioni di investimento quest'anno, ne cito una in particolare perché rappresenta bene qual è il DNA di Candrem e quali obiettivi sta perseguendo attraverso la sua attività. Abbiamo lanciato il fondo Candrem Oncology Impact, che è un fondo che si occupa, come lo indica il nome, di una tematica difficile ma molto presente. Abbiamo voluto, nell'ambito di questa gestione, devolvere il 10% dei ricavi che noi percepiamo tramite le commissioni di gestione all'Istituto Nazionale Tumori, che è quindi presente in Italia e molto efficiente sulla ricerca. Quindi questi sono progetti concreti e così posso venire anche al secondo aspetto della sua domanda. La sostenibilità per Candrem vuol dire innanzitutto essere coerente, quindi gestire le nostre finanze o gli investimenti che ci vengono dai clienti secondo una metodologia che ci permette di individuare le società più virtuose dal punto di vista della sostenibilità rispetto all'ambiente, rispetto a questioni sociali o appunto ai modelli di governance che hanno, ma essere anche concreti nell'avere un impatto positivo sulla società o sull'ambiente. L'esempio che facevo è uno di questi. Quindi noi continuiamo, come lo facciamo da ormai più di 20 anni, a promuovere questo approccio agli investimenti anche attraverso strumenti di formazione come la Candrem Academy, che è aperta e gratuita su internet e accessibile a tutti.